Un caro saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo. Oggi l'Heracles ospita il Real Fondi, si gioca alla tenso struttura di Scauri il Pala Borrelli. Questo dati i problemi causati dal maltempo nelle precedenti settimane alla tenso struttura di Maranola. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Tiziana Palombi. Andiamo a leggere le distinte per quanto riguarda l'Heracles: 22 Napolitano, 23 Petrella Paolo, 2 Valerio, 5 Ferrara, 6 Treia, 8 Zottola, 9 Cordatore, 10 Riso, 11 Mella, 19 Diana, 27 Corrente. Allena Matteo Macari. Per il Real Fondi 1 Napolitano, 3 Vaccaro, 4 Antogiovanni, 8 Maresca, 9 Cullai, 10 Cardone, 11 Curcio, 12 Marrocco Luigi, 16 Culi, 19 Cepa, 23 Fiore, 99 Marrocco Manuel. Allenatore Fabio Guglietta. Arbitra il signor Ferrante di Aprilia. Le squadre si preparano per entrare in campo. L'Heracles è reduce da un pareggio in casa dell'L Nettuno, mentre il Real Fondi, che è stabile al centro della classifica, viene da 3 risultati utili consecutivi. In ordine 2 vittorie con l'L Nettuno e Flora 92 ed un pareggio in casa contro lo Sport Country Club la settimana scorsa. L'urlo dei ragazzi di casa. L'Heracles attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi con un completo bianco-rosso, il Real Fondi da sinistra a destra con un completo nero. In campo per l'Heracles Mella, Riso, Corrente e Valerio, con a porta Paolo Petrella quando l'arbitro è pronto per fischiare. Per il Fondi a porta Napolitano, il 16 Culi, l'11 Curcio. E pronto il primo possesso per l'Heracles, poi per il Fondi in campo anche il numero 9 Cullai e il numero 4 Antogiovanni. Primo possesso, come detto, per i ragazzi di casa, ma recupera intanto subito Curcio che tenta la conclusione ma viene chiuso da Daniele Riso. Sarà rimessa laterale per l'Heracles, dice il signor Ferrante. Tenta il rinvio Valerio, subito lungo Paolo Petrella, non riesce a stoppare bene questo pallone Daniele Riso, quindi andrà Antogiovanni dalla battuta laterale. Napolitano va lungo per Curcio ma intercetta Valerio. Scambio Riso Corrente, Mella adesso che prova a far salire i suoi. Ancora Riso con la giocata. Valerio. Iorimella si chiude un po' nello spazio, recupera questo pallone Cullai davanti alla porta, sbaglia incredibilmente Culi che scicca questo pallone. Prima grande occasione per il Fondi quando siamo al secondo minuto. Si riparte una rimessa del fondo per l'Heracles. Francesco Valerio ancora rischia, sta rischiando troppo l'Heracles in fase iniziale di partita. Tenta il rilancio Valerio ma viene chiuso subito da Cullai che è partito con un pressing altissimo in questa prima fase di match. Antogiovanni dentro, intercetta Michele Corrente, alla conclusione ancora Culi per la seconda volta. Due conclusioni nei primi minuti di gioco. Per quella che vediamo adesso è una situazione di classifica piuttosto interessante, perché l'Heracles, che ha perso diversi punti nelle ultime giornate, in particolar modo appunto nel mese di gennaio e febbraio, è chiamata oggi a vincere per rimanere. Intanto intercetta questo pallone di mano Cullai, viene subito ammonito, un intervento sciocco da parte del numero 9, l'attaccante in maglia nera. Allora da questo calcio di punizione subito scambiano Riso e Corrente. Valerio protegge questo pallone, tenta di girarsi ma perde il controllo della palla. L'arbitro intanto cerca di calmare gli animi, dice a Cullai di evitare interventi pericolosi dato che è già ammonito. Tenta la giocata ma non va proprio il numero 9 Cullai. Petrella
Bene l'appoggio direttamente su Mella, che si gira dentro per Riso, intercettato da Antogiovanni. Culle ancora, il dribbling, mezza a 4, chiuso bene da Yuri Mella. Diciamo una situazione di classifica interessante, appunto perché lo United Pomezia insieme all'Eglas Priglia ormai si è distaccata dal terzetto, invece Buenaonda, Heracles e Lido il Pirata, tutte e tre a 39 punti, però il Buenaonda e l'Heracles hanno una partita in meno, il Pomezia invece a 48 punti, l'Aprilia a 46. Quasi imprendibili, se non fosse che l'Heracles ha comunque una partita in meno, entrambi scontri diretti con la prima e la seconda della classe, quindi ci sono i presupposti per provare ancora la rincorsa. Yuri Mella tenta la giocata, il mancino intercettato da Antogiovanni, sarà rimessa dal fondo per il Real Fondi. Diciamo nell'ultima giornata l'Heracles ha perso altri due punti importanti sul campo del Nettuno con un pareggio per 3-3. Le reti dell'Heracles sono state due di Mella, che sale così a quota 13 reti in campionato, e una di Valerio, che sale invece ad 11. Il Real Fondi invece ha pareggiato in casa con lo Sport Country Club un 2-2. E proprio il Real Fondi viene da un periodo piuttosto positivo, infatti come detto viene a tre risultati utili consecutivi, un 2019 positivo. Intanto prova a partire il numero 11 Curcio, chiede il fallo, dice di essere stato trattenuto da Valerio che smentisce tutto. Sarà rimessa laterale per l'Heracles, subito Mella, Riso dentro per Corrente, la traversa e intercetta il tapin Michele Corrente, il vantaggio dell'Heracles 1-0. Bellissima palla di Daniele Riso a tagliare Michele Corrente davanti al portiere, ha fallito la prima volta, non la seconda. Subito il vantaggio quando siamo al sesto minuto. Intanto prova subito la girata il numero 10 Cardone, entrato al posto di Cullai. Una gara subito intensa e sfiora il raddoppio Yuri Mella con un pallonetto che batte Napolitano ma non finisce a rete. Valerio, va da Michele Corrente che scarica ancora per Valerio. Michele Corrente che ha sbloccato la gara, aveva calciato davanti a Napolitano che aveva intercettato, deviato sulla traversa ma di testa si è fatto trovare nuovamente pronto e sveglio Michele Corrente. Un risultato importante che deve maturare quest'oggi. Intanto un'altra ripartenza, non riesce ad arrivare su questo pallone Daniele Riso, sarebbe stato poi un 2 contro 1 contro Napolitano, un risultato che porterebbe così l'Heracles a quota 42 punti e a mantenere vivissimo lo scontro per uno dei posti playoff. Tanto fallo commesso da Francesco Valerio, capitano Curcio si gira, scambia con Culi, sbaglia completamente questo pallone, lo lancia alla cieca numero 16 ospite. C'è spazio per Daniele Riso per salire, scambia con Yuri Mella, chiama il fallo laterale l'arbitro ma il pallone era nettamente all'interno del rettangolo di gioco. Restituisce sportivamente Antogiovanni, che aveva visto nettamente che il pallone non era uscito. Grande onestà e sportività da parte del numero 4 ospite che restituisce il pallone. Yuri Mella per Francesco Valerio, tenta di girarsi, subisce fallo ma l'arbitro non fischia. Curcio dice di non averlo toccato,
va a dibattere proprio con Valerio, che si alza e se ne va. Diciamo di una partenza 2019 positiva per il Real Fondi, con 4 vittorie e un pareggio. Daniele Riso, la doppia giocata, supera Cardone, poi viene intercettato il suo pallone. Intanto un'altra giocata, Iurimella davanti, eccolo il raddoppio di Daniele Riso, assist di Iurimella al bacio, e Daniele Riso non sbaglia, fa 2-0. Ottima partenza per l'Heracles, dopo 9 minuti 2-0, decidono Corrente e Riso. Subito invece partenza in salita per il Fondi, che diciamo nelle ultime partite ha dimostrato di essere un osso duro. Un Real Fondi che però obiettivamente non ha quasi più nulla da dire in classifica, dato che intanto intercetta questo pallone Valerio, supera Cardone, il destro finisce a fil di palo, il tiro del vice capitano dell'Heracles, tiro deviato, però sarà calcio d'angolo, chiama lo schema subito Michele Corrente, un'altra grande occasione, lancia via questo pallone per non far ripartire Valerio gli avversari. Va lungo Napolitano, fischia il calcio di rigore, ammonisce Paolo Petrella l'arbitro. Colpo di scena subito all'undicesimo minuto, ci sarà un calcio di rigore per il Real Fondi. L'arbitro vede una spinta di Paolo Petrella sul giocatore del Real Fondi. Si dice spesso però che questi palloni in area piccola sono sempre del portiere, invece l'arbitro fischia questo rigore su Culi, dal dischetto andrà Cardone. La rincorsa di Cardone accorcia le distanze, 1-2. Subito riaccorciano le distanze, una ingenuità sembrerebbe quella di Paolo Petrella, l'arbitro ha fischiato, ma un pallone comunque nell'area piccola di solito è sempre del portiere, non si dovrebbe fischiare fallo. Entrato intanto Vincenzo Zottola, che scambia con Michele Corrente, intercetta questo pallone ancora Culi, davanti a Francesco Valerio che spazza via questo pallone. Un Fondi che non ha quasi più nulla da dire in classifica, essendo nono a 26 punti, c'è un ampio distacco sia con le squadre che si trovano al di sopra della classifica che al di sotto. Difficile che venga risucchiata nella corsa play-out, trovandosi lo Sport Country Club undicesimo a ben 15 punti. Chiede il fallo Francesco Valerio, ma non gli viene concesso. Sarà calcio d'angolo, Michele Corrente va subito da Daniele Riso. Ancora Francesco Valerio. Lungo, non segue però questo passaggio filtrante Daniele Riso. Napolitano, entra anche Antonio Ferrara che chiude subito questo pallone in fallo laterale, sarebbe arrivato a Cardone, intanto tenta proprio lui il dribbling, l'uomo che ha accorciato le distanze con il numero 10 sulle spalle. Anto Giovanni va dal numero 19 appena entrato Cepa, no look improbabile, pallone intercettato da Antonio Ferrara. Daniele Riso chiama il movimento proprio da Antonio Ferrara. Ancora Daniele Riso, il mancino, dentro, intercettato prima da Cepa e poi Ferrara, mette sul fondo. Ancora Michele Corrente intercetta un altro pallone, chiede il pallone, gli viene dato da Zottola. Va da Riso Michele Corrente,
tenta il dribbling e poi finisce sul fondo questo pallone. Abbiamo detto un avvio intenso. Va lunghissimo Napolitano, un pallone sbagliato dal numero 1 ospite. Ferrara protegge questo pallone, Vincenzo Zottola, scarica per Michele Corrente. Ancora Daniele Riso, fa salire la squadra. Scarica per Antonio Ferrara, bene per Michele Corrente che fa un tunnel a Culi e subisce fallo. Ottimo il lavoro fatto da Michele Corrente fino a questo momento. Daniele Riso va da Antonio Ferrara, stoppa bene questo pallone, lo dà dentro a Daniele Riso, tenta la girata, intercettato da Scepa e sarà laterale per il Fondi, dice l'arbitro. Non c'è nulla su questo contatto, dice Ferrante. Da segnalare in panchina per l'Heracles la presenza di Luigi Diana, la prima convocazione in casa, la seconda del campionato, la prima è stata proprio settimana scorsa a Nettuno. Non ha ancora esordito quest'anno, ha avuto dei problemi fisici nella prima parte di campionato. Intanto Treia tenta la conclusione, murato da Curcio che bisticcia con Cepa su chi doveva marcare chi. Intanto è entrato appunto Treia per far rifiatare Michele Corrente. Antonio Ferrara tenta la conclusione, murato ancora da Culi. Antonio Ferrara ancora dentro una conclusione, nuovamente murato da Anto Giovanni. Ben piazzata in questa fase la difesa del Real Fondi. Ancora Antonio Ferrara dentro per Zottola, protegge bene questo pallone, lo scarica per Daniele Riso. Non perde il controllo del pallone, adesso sì. Lo spazza via Cepa, no. Perde il controllo del pallone, l'arbitro fischia un fallo. Dubbio, un contatto dubbio effettivamente. Paolo Petrella smanaccia e getta in fallo laterale questo pallone. Cardone, la giocata, tenta ancora la puntina, murato da Antonio Ferrara, sale Treia. Va da Vincenzo Zottola, tenta il dribbling, perde un po' troppo tempo numero 8, ma fa salire i suoi. Treia si appoggia comodamente ad Antonio Ferrara. Ancora Treia, si va proprio da Paolo Petrella, si alza adesso Treia, è un 2 contro 1, Antonio Ferrara davanti alla porta e mura Napolitano, grandissima occasione sul piede destro di Antonio Ferrara. Subito Treia per Daniele Riso, il destro al volo sopra la traversa, chiama il time out il mister Guglietta. Siamo sul punteggio di 2-1 per l'Heracles. Decidono i gol di Corrente e Riso. Per il Real Fondi invece ha segnato Cardone all'undicesimo su calcio di rigore, fallo commesso da Paolo Petrella secondo il signor Ferrante, una spinta in aria. Gli ammoniti fino a questo momento sono Petrella da una parte e Cullai, il numero 9 del Real Fondi. E Cardone proprio è il miglior marcatore del Real Fondi, prima di oggi aveva siglato 15 reti in campionato, con questa va a 16. Gli altri migliori marcatori del Real Fondi sono Culi con 13, Curcio con 10 e Cepa con 7. Tanto richiama le squadre in campo l'arbitro. Invece per l'Heracles c'è Riso con 15 reti, Mella con 13, Valerio con 11 e Corona con 7, che oggi è assente. Si riparte col possesso Fondi, chiede il fallo Antonio Ferrara ma l'arbitro non fischia nulla.
si prende dal laterale per l'Heracles. Noi siamo al 19esimo. Antonio Ferrara, Michele Corrente, Treia, perde per un attimo il contatto col pallone ma poi la recupera, va a lungo per Yuri Mella appena rientrato. Anto Giovanni protegge bene questo pallone, rischia un po' adesso Maresca, appena entrato Treia, intanto va dentro ma tocca per ultimo il pallone, invece calcio d'angolo dice l'arbitro. Eccola la doppietta di Michele Corrente che fa 3-1, un angolo battuto tempestivamente da Ruben Treia e fa 3-1 Michele Corrente, un risultato importante. Riparte subito il Fondi, mentre il Fondi contestava la concessione di questo calcio d'angolo. Intanto ancora un'altra occasione Fondi, numero 11 Curcio gestisce male questo passaggio per Cardone. Treia va da Ferrara che scarica per Yuri Mella, allarga bene il gioco, c'è spazio la zona sinistra del campo. Intanto Yuri Mella tenta una giocata pericolosa, fase difensiva, ma alla fine se la cava, sarà rimessa dal fondo per l'Heracles. Si riprende Michele Corrente, guarda il movimento di Yuri Mella che protegge bene, scarica per Ferrara. Salgono ancora i ragazzi di Macari. La giocata ancora sbagliata da parte di Yuri Mella che poi recupera però questo pallone. Chiedono il fallo ai ragazzi del Fondi. Ci sono le proteste, sbaglia poi il possesso Yuri Mella. C'è stata una protesta da parte di tutta la panchina del Fondi che chiedeva un fallo. Napolitano va a lungo intanto. Male. Diversi palloni gestiti male dall'estremo difensore del Fondi. Michele Corrente prova ad andare da Yuri Mella che non riesce a mantenere il pallone in campo. Curcio getta via questo pallone, nessuno si muove per ricevere questo pallone dal numero 19 Cepa, che effettivamente è colpevole al 50%. Da una parte perché sbaglia il passaggio, dall'altra i compagni non fanno movimento giustamente e non può rischiare di concedere un contropiede agli avversari. Intanto recupera questo pallone Treia, dentro per Yuri Mella, tenta ancora un dribbling Ferrara, concede questo possesso a Curcio, interviene Michele Corrente che spazza fuori e colpisce uno spettatore. Subito il Fondi, Ferrigno che tenta di riaccorciare le distanze. Tanto confusione in aria, riparte subito ancora Yuri Mella davanti alla porta, la conclusione che finisce a fil di palo. Vogliono chiamare il time out dirigenti dell'Heracles, quando avranno il possesso del pallone potranno respirare. Ecco il time out al 23esimo. Ripetiamo il parziale 3-1 vantaggio dell'Heracles, doppietta di Corrente e un gol di Daniele Riso che si è sbloccato dopo diverse gare in questo assecco. Anche lui come Cardone raggiunge quota 16 reti. Il Fondi ha accorciato momentaneamente il risultato quando si era sul 2-0, ha segnato il gol del 2-1 con Cardone sul rigore. I migliori bomber, un dato particolare del Fondi e dell'Heracles, che sono entrambi a 16 reti, sono ben lontani dai migliori bomber della classifica marcatori del campionato, addirittura vicino dell'Aprilia, siglato 37 reti. Poi c'è Parisella del Terracina e Iannella del Faiti con 29 reti. Tanto si riprende,
Valerio. Va Michele Corrente. Treia protegge questo pallone, lo perde malamente il 19. Cepa recupera questo pallone, gioca da terra, prova a ripartire Iurimella. Michele Corrente va a largo da Francesco Valerio. Michele Corrente ancora scambia comodamente con Francesco Valerio, gestiscono con calma e pazienza questo possesso i locali. Treia cerca Michele Corrente, ma il movimento arriva tardi. Ancora Michele Corrente, scarica per Iurimella, ottima ripartenza. Francesco Valerio non arriva su questo pallone radente. Michele Corrente, tanto Maresca, scarica Cepa, Cardona, ancora per Maresca che sbaglia malamente questo rilancio. Treia davanti alla porta, scambia con Valerio, eccolo, no, palo e poi intercetta Napolitano, grandissima occasione per andare sul 4-1 per l'Heracles. Una triangolazione Treia Valerio, con Valerio che si è fatto intercettare dal portiere che devia sul palo e salva poi sulla linea. Grandissima occasione per l'Heracles per chiudere per questo primo tempo la gara con un cospicuo vantaggio. Va Petrella lungo, il petto di Iurimella ferma questo pallone che protegge bene, scarica per Francesco Valerio. Va da Michele Corrente, Treia intercetta bene Maresca. Curcio intercettato nuovamente da Francesco Valerio, un'altra ripartenza e la conclusione di punta direttamente dalla tre quarti. Francesco Valerio viene a esultare sotto la tribuna con il saluto del sergente. È 4-1, gran gol di Francesco Valerio che intercetta questo pallone nella sua area, fa 30 metri di puntina, scaglia un tiro di destro che buca ancora Napolitano. È 4-1, ancora Valerio scatenato, tenta il dribbling, un grande primo tempo dell'Heracles che ha rischiato solo tra il decimo e il quindicesimo di farsi recuperare, ma poi ha avuto tantissime occasioni e le ha concretizzate già 4. Fischia questo fallo intanto signor Ferrante, perplesso Zottola. Intanto Curcio, ancora Valerio che stoppa il tiro. Cepa il mancino, Curcio tenta il dribbling e subisce fallo, il quinto per il Fondi. Dal prossimo fallo ci sarà il tiro libero per i ragazzi di mister Guglietta. Abbiamo già detto in avvio di gara, oggi si gioca al Pala Borrelli di Scauri perché c'è stato un problema alla tensostruttura di Maranola causato dal maltempo che c'è stato nelle scorse settimane. La conclusione di Culi va direttamente sulla barriera. Intanto Maresca tenta la girata, il destro para bene, si fa trovare punto Pretella. Noi siamo al 28esimo, mancano pochi minuti al termine della gara. Daniele Riso, Zottola recupera questo pallone, l'arbitro dice che non è uscito, i giocatori del Fondi protestano. Daniele Riso tenta la girata, il dribbling secco intercettato da Maresca. Tanto c'è un'ammonizione per il numero 19 Cepa per le proteste. Terzo ammonito del match.
Daniele Riso da Zottola. Recupera questo pallone Curcio. Lo fa bene con doppio dribbling, non subisce fallo, dice l'arbitro. Ora Daniele Riso da Valerio, gestiscono con calma questi ultimi palloni del primo tempo. Chiede il fallo di mano Treglia, ma la presa in volto il capitano del Fondi col numero 11 sulle spalle. Treglia, Valerio, scambia ancora con Treglia, va lungo male da Daniele Riso, sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Fondi. Culi si appoggia a Curcio, Cepa, ancora Curcio, Cepa, si alzano gli ospiti. Non subisce fallo, ancora dice l'arbitro, eccolo adesso invece il sesto fallo, protesta Daniele Riso, sarà tiro libero per il Real Fondi, prende la palla proprio il numero 16 Culi che ha subito questo fallo, vuole andare lui a calciarlo. Va invece Cepa col mancino sul punto di battuta, vediamo se Paolo Petrella invece questa volta bloccherà il calcio piazzato. Invece una grande occasione per il Real Fondi di accorciare le distanze prima di andare negli spogliatoi per recuperare le energie per il secondo tempo. Parte la rincorsa. Cepa e finisce direttamente sul fondo, non inquadra neanche lo specchio della porta. Allora ne approfitta l'Eracles, la ripartenza, Ferrara getta direttamente tra le braccia di Napolitano questo pallone. Ancora Culi, tentano la ripartenza. E ancora da una parte all'altra si gioca, non si capisce nulla. Sembra una partita di tennis, intercetta questo pallone Culi ma finisce poi rimessa dal fondo e protegge comodamente Treglia. Azione da una parte e dall'altra in questo finale di fuoco. Zottola per Antonio Ferrara. Quando è passato anche un minuto dopo il trentesimo, vediamo se ci sarà un altro minuto di recupero. Sbaglia questo appoggio Ferrara, si lamenta Daniele Riso. È angolo, dice Ferrante mentre protesta Culi. Culi che dice c'è stata una deviazione di Zottola, infatti Zottola ammette onestamente di averla toccata. Grande sportività in campo, ricordiamo Giovanni prima ha restituito un pallone in zona d'attacco. Intanto concede questa grandissima occasione a Daniele Riso che però si fa ipnotizzare da Napolitano. Un altro grande intervento del portiere del Fondi, Daniele Riso poteva fare doppietta. Termina così al 32esimo il primo tempo, 4-1 il parziale. Doppietta di Michele Corrente, Riso e Valerio per l'Eracles, Cardone per il Real Fondi. L'appuntamento è per il secondo tempo. Di nuovo in campo per il secondo tempo, l'arbitro subito pronto a fischiare l'avvio del secondo tempo, si parte col possesso Fondi, si riparte dal 4-1 dell'Eracles, attacca adesso da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, in campo per i padroni di casa, Riso, Corrente, Valerio, Mella e Petrella tra i pali. Tanto subito attacca il Fondi che commette un fallo con Curcio, per il Fondi invece tra i pali Napolitano,
Culi, Cardone, Curcio e Anto Giovanni. Le reti nel primo tempo sono state per l'Heracles di Riso, Valerio, una doppietta di Corrente, Cardone sul rigore per il Fondi. Napolitano va a lungo direttamente da Cardone, intercetta Riso questo pallone. Gli ammoniti per il Fondi sono Cullai e Cepa per recupera ottimamente invece questo pallone Daniele Riso, lo concede adesso a Michele Corrente. Tenta il dribbling, si mette le mani in volto, ma l'arbitro dice che non c'è stato nessun contatto scorretto. Dicevo, per l'Heracles l'ammonito è Paolo Petrella, ammonizione presa nell'episodio del calcio di rigore concesso al Real Fondi su cui Cardone si è fatto trovare pronto. Restituisce il pallone Curcio a riprova della grande sportività che c'è stata fino a questo momento in campo. Iorimella protegge questo pallone, lo scarica poi per Valerio. Daniele Riso va da Michele Corrente, scarica per Iorimella. Salgono progressivamente i padroni di casa, tenta di recuperare questo pallone Culi ma non ci riesce. Iorimella, grande girata davanti a Napolitano, un altro dribbling e poi intercetta Napolitano questo pallone. Si è fatto trovare impreparato sull'ultimo tocco il numero 11 dell'Heracles, che poteva fare il suo 14° gol in campionato. Sbaglia malamente Culi questo pallone, Iorimella ancora lo intercetta, blocca di nuovo per Napolitano, vuole ripartire subito. I ragazzi di Fondi devono accorciare le distanze per tentare una isperata rimonta. Cardone scarica per Culi, chiude bene Daniele Riso. Anto Giovanni lungo, intercetta ancora Daniele Riso. Francesco Valerio va a puntare Curcio, doppio scambio con Michele Corrente. Iorimella può andare al tiro, lo fa ma chiude Anto Giovanni. Curcio offre ripartenza ai suoi, protegge bene questo pallone, 2 contro 1, dentro Culi chiede il fallo di mano ma l'arbitro non fischia nulla, fallito il 2 contro 1. Culi e Curcio si trovavano di fronte a Paolo Petrella ma Francesco Valerio è intervenuto al momento giusto. Curcio tenta il tacco Cardone, sbaglia malamente, ripartenza Francesco Valerio, Iorimella, la sua conclusione diventa un mezzo pallonetto che finisce sul fondo, altra occasione fallita, di nuovo sui piedi di Iorimella la possibilità di andare sul 5-1. Tenta adesso Curcio la battuta a rete, deviata sul fondo, sarà ancora calcio d'angolo per il Fondi. Curcio, Anto Giovanni intercetta Daniele Riso, fase di possesso per gli ospiti. Anto Giovanni va da Culi, il tiro di prima, ancora tenta Curcio, doppio intervento di Francesco Valerio, si accascia a terra Anto Giovanni che ha le mani sul volto, ha subito un colpo in viso. ...2019 fino a questo momento diametralmente opposto per le due squadre, dato che come detto il Real Fondi partita bene, viene da 3 risultati consecutivi, mentre l'Heracles ha perso molti punti proprio in questo avvio di anno con 3 sconfitte ed un pareggio,
tre le vittorie invece, ma per il cammino percorso fino al dicembre 2018 c'è stato un netto calo. E poi proprio le due gare più importanti col Pomezia e con l'Aprilia sono state rinviate per problemi legati al maltempo. Si riprende intanto ancora Michele Corrente. Francesco Valerio intercetta bene questo pallone di Iorimella, ma non c'è fallo, dice l'arbitro. Sarà rimessa laterale per Real Fondi. Ci sono svariate proteste. L'arbitro dice pallone per Real Fondi. Tenta il tiro da lontano Culi, c'è stata una deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, ancora il Fondi che prova a rendersi pericoloso. Va Cardone, ancora per Culi, ancora di prima, alto alle stelle. Si devono accorciare le distanze, non è certo questo il modo giusto. Va lungo Danieriso per far salire i suoi, intercetta bene Iurimella per Francesco Valerio. E para Napolitano sul suo palo. Altra occasione Heracles. Michele Corrente fuori per Francesco Valerio, al volo per Iurimella. Bello il dribbling su Cure, si accentra il destro sotto la traversa, eccolo il 5-1. Ci ha provato per la terza volta e ci è riuscito questa volta. È 5-1, gran gol di Iurimella dopo una fantastica giocata. Sembra nuovamente in discesa, adesso Francesco Valerio ancora davanti a Napolitano, la doppia conclusione, Iurimella ancora traversa e la palla è finita in rete, doppietta di Iurimella in un minuto di gioco. È 6-1, si è svegliato in un minuto, Iurimella fa doppietta, un'altra grande conclusione, adesso esce per far entrare Cordatore. Sostituzione chiamata dai tifosi che vogliono il capitano in campo. Entrato col numero 9 sulle spalle il capitano Cordatore. Un altro gran gol di Iurimella dopo una doppia conclusione di Francesco Valerio davanti a Napolitano. Ancora pronto Iurimella sul tapin, una botta di destro che scheggia la traversa e finisce precisamente al di là della linea di porta. Sarà difficilissimo adesso per Real Fondi sotto di 5 reti questa ripresa a recuperare. Francesco Valerio, Daniele Riso, la conclusione che finisce sul fondo. Adesso è solo Heracles. 3. Finire in goleada. Recupera questo pallone Daniele Riso, il pallonetto davanti al numero 1 ospite che intercetta. Si allaccia intanto la scarpa Michele Corrente. Daniele Riso tenta il dribbling, ancora riesce, ne supera due, calcio d'angolo, no, dice il signore, rimessa dal fondo, riparte subito Napolitano, non intercetta bene questo pallone Paolo Petrella, ma offre comunque la ripartenza con Valerio che protegge questo pallone, scarica Michele Corrente, rischia di perderlo ma protegge poi bene fisicamente su Cepa, recupera ancora Cepa. Il mancino chiuso da Michele Corrente. Cepa per Cardone. Cerca lo scambio, gli arriva la palla ancora.
intercetta Paolo Petrella, stava passando fra le sue gambe questo pallone, ma è il solo Cardone a rendersi pericoloso per il Fondi. Ancora prova lui, scarica a Maresca, il no look di Cepa, non subisce fallo Cardone in questo scontro, prende il pallone Cordatore, si fermano intanto i padroni di casa. Iurimella con questa doppietta arriva a quota 15 gol, a meno uno da Daniele Riso. Settimana prossima ci sarà una sfida importante per l'Heracles, il derby sul campo dello Sport Country Club, mentre il Real Fondi ospiterà il Fanalino di Coda Città di Pontinia, che però ha sbloccato la casella dei punti in campionato, ha vinto due giornate fa proprio con la prima in classifica, con il Pomezia, in casa per 2-1, la vittoria che nessuno si aspettava, le aveva perse tutte fino a quel momento. Culi, Cullai appena rientrato in campo, tenta il dribbling, la recupera Cordatore, davanti a Napolitano, si fa intercettare questo tiro, ancora Cordatore, liscia questo pallone, grande occasione per il numero 9 di segnare il suo secondo gol in campionato. Ancora Cordatore, lo recupera, il destro, ancora Napolitano a intercettare. Altre sfide interessanti di giornata sono quelle tra Buenaonda ed Aprilia. Buenaonda che ha 39 punti, insegue o comunque lotta principalmente per il secondo posto playoff, mentre l'Aprilia che ha 46 punti si gioca uno scontro importante anche in ottica campionato per arrivare prima. Il Pomezia invece va sul campo del Latina 2017, che nelle ultime partite ha recuperato molti punti, è arrivato a quota 35. Lido il Pirata invece sul campo della Virtus Faiti. Scontri importanti, delicati, che decreteranno da qui alla fine del campionato quelli che saranno i risultati della classifica. Serviranno per far capire quali squadre avranno raggiunto gli obiettivi stagionali in un periodo davvero delicato, calcolando che mancano 6 giornate di campionato escluso oggi. Culi tenta il mancino, blocca comodamente Paolo Petrella. Cordatore tenta la girata, il dribbling su Cullai, perde poi il possesso del pallone, Culi perde il possesso del pallone, sarà rimessa laterale per... No, invece non il pallone non era uscito, dice l'arbitro. Prova Anton Giovanni da lontano, chiede il fallo di mano Culi, ma l'arbitro dice che non c'è stato nessun contatto. Rimasto per terra Maresca, protesta con l'arbitro perché dice di aver subito un fallo. Si prende dal possesso Heracles Valerio, lungo per Cordatore. Vaccaro per Cardone, ancora Vaccaro, subisce fallo ma l'arbitro
dice che non c'è stato nessun contatto. Vaccaro si tocca il ginocchio, probabilmente è caduto sul parquet, non c'è stato evidentemente un contatto, altrimenti l'arbitro se ne sarebbe accorto. Entrato anche Luigi Diana, esordio stagionale per lui, subito la ripartenza, Luigi Diana bloccato da Vaccaro, esordio stagionale per Luigi Diana con numero 19. E intanto palo di Curcio, sfortunati anche i ragazzi di Fondi, devono segnare il secondo gol di giornata. Intanto ancora Curcio, ma devia in calcio d'angolo Petrella, ed arriva adesso il gol di Curcio su angolo di Cardone, ma c'è stato un contatto, quindi gol annullato. Non riescono a siglare proprio questo secondo gol di giornata. Curcio per tre volte ci ha provato in 30 secondi, una volta ha beccato il palo, una volta Petrella ha parato e un'altra volta gli è stato annullato il gol. Quando siamo al 18esimo e Petrella è ancora per terra, si rialza adesso dopo il contatto con Curcio. Invece gol assegnato, non c'è stato il fallo, mi correggo, il gol di Curcio è regolare, 6-2. Accorciato così le distanze, non c'era il contatto falloso secondo l'arbitro, c'erano state le proteste dei giocatori del Fondi, per quello sembrava l'arbitro avesse annullato il gol, ma in realtà fa 6-2 Curcio. Ora quando mancano 12 minuti l'Heracles è in vantaggio ancora di 4 reti sugli avversari. Calcio d'angolo, momento di confusione, anzi no, rimessa laterale dal fondo. Momento confuso della gara. Culi per Vaccaro. Vada Cardone, tenta il dribbling su Luigi Diana che intercetta, calcia davanti a Napolitano che blocca, spedisce in fallo laterale, ci ha provato Diana, Riso da Diana, protegge questo pallone, scarica ancora male però in questo caso per Riso. Recupera questo pallone Daniele Riso, Diana si butta in mezzo, ecco pallone per Diana, il sinistro e para Napolitano, altra grandissima occasione per Luigi Diana, questa volta devia in calcio d'angolo Napolitano che esce in questo momento per far posto a Marocco Luigi. Ripartenza ancora Cardone per Culi, davanti a Petrella, intercetta Cardone, ancora Daniele Riso da terra, ma l'arbitro fischia un fallo e viene ammonito Daniele Riso. Sarà calcio di punizione dal limite per Real Fondi, va Culi, ha avuto una grande occasione per accorciare nuovamente e andare sul 6-3. In tre sul pallone, Vaccaro, Curcio e Culi, tutti e tre con il destro. Va Vaccaro,
Curcio, alla fine Culi, ma Petrella era già pronto per neutralizzare questo calcio di punizione, gestito malissimo, dobbiamo dirlo. Ancora Luigi Diana davanti alla porta, incredibile l'uscita del numero 12 Marocco, che commette fallo e sarà addirittura espulsione. Ha cacciato il cartellino rosso l'arbitro. Una grandissima giocata di Luigi Diana, un doppio dribbling davanti al portiere, poi è volato per l'intervento di Luigi Marocco, appena entrato, sbattuto fuori. Adesso sarà calcio di rigore. C'è da chiarire però che non sarà rigore, ma sarà punizione, perché l'intervento è avvenuto fuori dall'area. Quindi sarà punizione dal limite. Tanto ci sono proteste da parte dei giocatori del Fondi. Napolitano è entrato al posto di Curcio. Ecco la distanza stabilita dal signor Ferrante per questo calcio di punizione. Tutti e tre in barriera, Baccaro, Cardone e Culi, esasperati per la situazione di gioco. Giocheranno in quattro, intanto parte Daniele Riso, il destro fuori sul fondo. Continueranno a giocare in quattro per questa fase di gioco. Era stato deviato il calcio di punizione, possesso ancora Heracles. Riso, ancora per Treglia. Riso, per Zottola. Daniele Riso, dentro per Michele Corrente, devia Culi, ancora calcio d'angolo. Daniele Riso, Zottola, ancora Daniele Riso, Treglia. Gestiscono con calma questo possesso palla, ancora Zottola, ancora Riso, Zottola, Treglia, Riso, possesso infinito, fitta rete di passaggi, Treglia, ancora Riso, dentro per Michele Corrente che non arriva. Fondi che dovrà gestire anche con calma questo svantaggio per evitare una valanga di reti subite in questo finale. Culi protegge questo pallone, va da Cardone, Zottola appoggia per Riso, ancora Treglia, vogliono chiuderla definitivamente cercando il gol del 7-2. Zottola ancora, Treglia, Zottola non va nella conclusione, Riso, eccolo sopra la traversa, la rimessa dal fondo, ci stanno provando in tutti i modi. Intanto rientrato il quinto giocatore del Fondi, rientrato Curcio. Non riesce a controllare questo pallone Zottola, allora subisce fallo Culi. Cardone intercetta Daniele Riso,
Treia per Zottola. Chiude tutto Vaccaro. Riparte, 3 contro 1. Curcio davanti a Napolitano, fa 6-3. A 5 minuti dalla fine si portano a 3 gol di svantaggio. C'è il margine di tempo per recuperare. Si è accesa ancora Culi dentro per Cardone, ma commette fallo proprio Culi. L'arbitro fischia fallo, protestano giocatori del Fondi. Si aggiungono alla lista degli ammoniti Culi e Vaccaro, che protestano per questo fallo. C'è la possibilità per andare sul 6-4. L'hanno riaccesa i ragazzi di Guglietta. Riso va da Treia, ancora Daniele Riso che col mancino non riesce a chiudere la triangolazione. Cardone protegge, tacco, sbaglia Francesco Valerio. Sbaglia questo passaggio Treia, 3 contro 2. Cardone, il dribbling, sbaglia anche lui. Daniele Riso davanti alla porta, il destro e para Napolitano, finisce in calcio d'angolo. Continua occasione da una parte e dall'altra, il match si è infiammato in questo finale. Francesco Valerio si accentra, il destro di punta, ancora Napolitano che para. Tantissimi gli interventi del numero 1 ospite. Intanto riparte Cardone, ancora offre la ripartenza Culi, punta Francesco Valerio che intercetta anche questa, grandissimo, è un 2 contro 1. Zottola e Treia, Zottola tenta la giocata, perde troppo tempo, ancora Daniele Riso, allora si ricomincia col possesso palla, va da Francesco Valerio, Zottola ancora. Più passa il tempo, più diminuiscono le possibilità del Fondi di attuare una definitiva rimonta. Ancora esce bene Francesco Valerio, il mancino, è ancora Napolitano, onnipresente. Tenta il dribbling Culi, il tunnel, non riesce, ma è ancora in possesso del pallone. Allora sbaglia questo retropassaggio per Curcio, che però riesce a mantenere la sfera in campo. Ancora Curcio per Cardone, va da Culi. Cercano lo spiraglio per il 6-4, ancora Culi, chiude in fa laterale, ma c'è il time out chiamato da mister Guglietta. Possesso Fondi, devono ragionare quando mancano 1 minuto e 15 secondi al termine dei 30 minuti regolamentari, ma ci sarà ovviamente recupero, presumo di almeno 2 minuti, in cui il Real Fondi, per riagguantare il pareggio, dovrà siglare 3 reti. Un'impresa ardua ma non impossibile. Richiama le squadre in campo l'arbitro. È entrato Maresca e Anto Giovanni per Real Fondi. Sostituiti Curcio, solo Curcio perché va a carreggiare in campo. Un cambio legato effettivamente probabilmente alla possibilità di calciare dalla distanza. Intanto è entrato anche Cordatore. Tenta il dribbling, si accentra Anto Giovanni, va lungo da Culi ma chiude bene Daniele Riso. No, è entrato Anto Giovanni e Maresca, sono usciti Cardone e Curcio.
Tra calcio d'angolo per l'Heracles quando si stanno consumando ormai gli ultimi attimi della partita, siamo sul 6-3. Cordatore tenta il tiro di punta, riparte Anto Giovanni, Culi, il dribbling, si accentra e il destro sopra la traversa. Finisce così 6-3 per l'Heracles, doppietta di Corrente, gol di Riso, Valerio e doppietta di Mella per il Real Fondi, un gol di Curcio, una doppietta di Curcio e un gol di Cepa. L'appuntamento è sul parquet per l'intervista, un ringraziamento a Tiziana Palombi per le riprese, chi vi pare Francesco Di Luna. Siamo con Cordatore Corrente, quest'oggi l'Heracles batte per 6-3 il Real Fondi dopo un periodo piuttosto altalenante. Che periodo è? Quanto conta questo risultato dato l'ultimo periodo non troppo positivo? Buona giornata, questo risultato per noi è molto importante, veniamo da un periodo poco brillante, però ci stiamo allenando bene con il mister, con tutta la squadra e abbiamo una partita importante martedì con il Pomezia. Penso che ci stiamo ricaricando le pile. Continua quindi la battaglia per il secondo posto playoff con Buenaonde e Lido il Pirata. Come vorrete gestire l'ultimo periodo in fase di campionato quando mancano ormai 6 partite al termine di questa stagione? Allora, proprio perché mancano 6 partite al termine di questa stagione e la corsa è molto serrata, penso che l'unico modo è vincere tutte le partite a disposizione, quindi fare il più punti possibile e cercare di arrivare più in alto possibile. Credete ancora nella corsa al primo posto tenendo conto che avete una partita in meno e ci sono ancora 2 scontri diretti con il Pomezia a 48 punti e l'Aprilia a 46? Allora, noi ancora ci crediamo, mancano queste ultime partite dove dobbiamo vincerle tutte quante, soprattutto gli scontri diretti. Andiamo martedì a Pomezia con la convinzione che ci siamo allenati bene, che dobbiamo fare il risultato per rimanere ancora attaccati al treno primo posto. Questa settimana giocherete a Pomezia e poi ci sarà lo scontro, il derby con lo Sport Country Club. Sarà una settimana piena, come la gestirete? Sì, sarà una settimana piena, quindi l'attenzione deve essere massima durante gli allenamenti, appunto per preparare queste 2 partite, ma soprattutto durante la partita, perché lo scontro di Pomezia forse è una delle ultime possibilità per riuscire a sognare il primo posto. Sicuramente, quindi è una partita delicata, così come lo è il derby, ma così come ho detto prima lo sono anche le altre 4 partite, sono tutte delle finali. Grazie e in bocca al lupo. Volevo dire un'ultima cosa, questa bella vittoria la dedichiamo al nostro direttore Enzo, lui sa il perché e forza Enzo. Complimenti.